Me l'avete chiesto tutti, come cambia la Juventus con Dusan Vlahovic? Vi dimostrerò, signori miei, che è il giocatore perfetto, perfetto per quello che stiamo cercando. Perché ha delle caratteristiche uniche, oltre al fatto di essere un gran colpo, poiché è giovane, futuribile, rivendibile, margini di crescita, tutte queste cose qui, quindi dal punto di vista economico-finanziario, anche se vogliamo. Vlaovic a livello sportivo, a livello di campo, a livello di caratteristiche, un bacio, un bijou. Quindi mettetevi comodi, non vi chiedo neanche più i like perché ormai il supporto è talmente grande che fate tutto in automatico e guardiamo un po' quella che è l'analisi tattica di Dusan Vlaovic. Eccoci qua, Dusan Vlaovic. Ragazzi, questo lo conoscete tutti. Io non avevo nemmeno portato l'analisi tattica perché mi sembrava assolutamente diciamo improbabile più che impossibile che potesse arrivare o che si potesse opzionare il profilo di Vlahovic già a gennaio, e quindi avevamo parlato di Martial e Osimhen, ricorderete l'analisi tattica dei due attaccanti, più Zaccaria e Rovella che avevamo fatto come centrocampisti. Vlahovic è un giocatore mancino, di piede mancino, fisico, tecnico e potente. Possiamo vedere dal grafico che abbiamo qui sotto alla mia webcam, è un giocatore serbo, classe 2000, 28 gennaio, quindi domani sarà il suo compleanno. Tanti auguri, Dusan. Probabilmente il primo compleanno da mentalmente bianconero, se non ufficialmente, perché domani dovrebbe terminare il periodo di quarantena legato al Covid. 1,90 m, quindi un giocatore veramente molto alto e possente, 75 kg. Poi in realtà nell'ultimo anno ha avuto uno sviluppo fisico-muscolare terrificante, è diventato un vero e proprio colosso, una statua da questo punto di vista. Al contratto in scadenza lo sappiamo, e questo è il motivo per cui gioca da centravanti al 100%. È un centravanti, un bomber. Giocatore moderno però, non il classico attaccante d'area di rigore che rimane lì fisso, non viene ad aiutare la squadra, no, assolutamente. Lo vediamo anche dalla mappa. Vlahovic rimane al 56% là, c'è un 3% di difesa che sono bene o male i piazzati, infatti lo vedete all'interno dell'area di rigore, quindi quando va a aiutare i calci d'angolo, ma è un giocatore che viene anche molto a centrocampo. Si abbassa per favorire la manovra della squadra. Questa è una caratteristica importantissima che va a valorizzare ulteriormente l'acquisto di Vlahovic, perché lo sappiamo che la Juve molto spesso vuole fare anche questo tipo di gioco. Poi la possibilità di alzarsi, perché lui è sicuramente il giocatore in grado di alzare la squadra, alleggerire la pressione, mettere giù i palloni sporchi, pulirli per l'inserimento in rifinitura di una mezza punta, di un esterno, di un centrocampista, di una mezzala. Quindi giocatore importantissimo sotto questo punto di vista. Gioca nella Fiorentina, nella Nazionale Serba, ovviamente. Classe 2000, l'abbiamo detto, 21 presenze, che in realtà 21 presenze qua non ci dovrebbe essere, 98 presenze in Serie A e 44 gol. Quel 21 presenze è rimasto da qualche analisi tattica precedente, vi chiedo scusa. Poi abbiamo tutte le stagioni in Serie A di Vlahovic. La prima stagione, 18-19, fa 10 presenze, 0 gol, 0 assist e gioca 152 minuti, quindi circa 15 minuti a presenza di media. Si spiega il perché non è riuscito a lasciare il segno. Già nella seconda stagione inizia a vedersi qualcosa, 6 gol e 2 assist in 1500 minuti. L'anno scorso è la stagione dell'esplosione vera e propria, poi vedremo nel dettaglio anche questo particolare, 37 partite, 21 gol e 2 assist. Quest'anno invece è partito alla grandissima. Guardate le tre stagioni, le quattro stagioni. Immaginatevi un grafico di andamento di questi numeri tra presenze, gol, assist e minuti. È impressionante, perché quest'anno 21 presenze, 17 gol, 5 assist in 1861 minuti. È un po' come dire che bene o male nello stesso arco di tempo del 19-20, nel 21-22, ha fatto qualcosa come 11 gol e 3 assist in più, nello stesso arco di tempo. Devastante. Se dovesse mantenere questi numeri anche per il ritorno, quei 21 gol dell'anno scorso, in quei 2908 minuti, sono destinati a impennarsi ancora di più. Incrociamo le dita perché veramente siamo di fronte a una crescita mostruosa ed esponenziale. Speriamo illimitata. Prima di continuare vi ricordo che lo sponsor del canale è OneFootball. Il link per scaricare OneFootball è qui sotto in descrizione, un'applicazione che non può mancare sui vostri cellulari, che squillerà quando arriverà eventualmente l'ufficialità di Dusan Vlahovic. Potete scaricarlo anche inquadrando il QR code qui sopra, quello che vi ho indicato poc'anzi.
Novità su OneFootball: oltre agli highlights di tutta la Serie A, ci sono anche gli highlights di tutta la Serie B. Scaricate OneFootball. Eccolo qua, era proprio dove volevo arrivare. Guardate la differenza dall'anno scorso a quest'anno. L'anno scorso in 47 partite aveva segnato 23 gol e servito 3 assist, considerando anche le nazionali, la Coppa Italia, tutto, tutte le partite che ha fatto. Quest'anno in 31 partite è già quota 25 gol e 4 assist. Significa che l'anno scorso, la bella stagione che ha fatto l'anno scorso, principalmente da dicembre-gennaio in poi, dove veramente è scoppiato Dusan Vlahovic, l'ha già replicata nella sola andata e superata, parte già da una base migliore rispetto all'anno scorso, dove era diventato un calciatore che tutti volevamo. Io, ragazzi, sono stato tutta estate, non so se vi ricordate i video di questa estate, a dirvi: se parte Cristiano Ronaldo, se Cristiano Ronaldo vuole andare via, allora che ce lo dica subito, così abbiamo il tempo di andare sul mercato a prendere un profilo come Vlahovic, che si è dimostrato all'altezza e che se non prendi adesso poi esplode. Io mi ricordo l'anno scorso facevamo i video, la valutazione la mettevamo sui 40 milioni di euro, che era già alta, ma non sembrava altissima, e vi dicevo: spendiamo 70 milioni tra Locatelli e Vlahovic, poi Ronaldo va via all'ultimo, bla bla bla, e riusciamo comunque a iniziare la trattativa per Vlahovic finché non sarà confermata. Non cadrò nella trappola di dire che è fatta fino a che non ci sarà, non lo farò, però alla fine questa è stata l'evoluzione naturale del discorso, e sono contento perché l'anno scorso aveva dimostrato qualcosa e veramente quest'anno ci sta facendo vedere che, ma guardiamo banalmente i numeri per partita, ragazzi, vabbè, passaggi chiave, che già è tantissimo, 1,40 per partita per un attaccante, 3 tiri e 3. Vedevo il video di Amy Scouting sull'analisi tattica di Vlahovic, diceva: giocatore che tira di più in Serie A, giocatore che tira di più in Serie A, e Dybala giocatore che tira di più nella Juventus, diventa una coppia gol fantastica. E qua mi aggancio a un pensiero di Romeo Agresti che condivido totalmente: Vlahovic e Dybala, la miglior coppia d'attacco della Serie A, e quando arriverà Chiesa diventerà un tridente che è difficile da vedere in giro per l'Europa. Difficile, non dico che non ce n'è, non è questo, dico che è difficile. Internamente in Italia la miglior coppia è ovviamente, per forza di cose, proprietà transitiva, anche il miglior trio. Giro per l'Europa, Dybala, Vlahovic, Chiesa, con Chiesa che si spera possa tornare bene, attenzione, poi vabbè, cross non è il suo, anzi lui dovrà mangiarseli quei cross, 18 duelli, 4.5 duelli aerei contro gli 8 dell'anno scorso, quindi qua bisognerà migliorare, ma lui in duello ci va sempre, ha iniziato a dribblare un po' di più e nei contrasti ci va. Finalizzazione, contropiedi, passaggi chiave, tiro di testa, regia, punizioni a favore. Queste sono un po' di abilità. Io vi dico già le mie. Finalizzatore, sì, tanto, molto di più di quel 77 lì. Contropiedi, ci sarà una clip che vi porterà un po' la memoria, tipo l'Afghanistan, no? I ricordi di guerra, ricordi bruttissimi, ma dovevamo mettercela. Tiro di testa, bene. Non il mostro, non stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, per dire, ma molto bene, crescita anche qui esponenziale rispetto al suo arrivo a Firenze. Io vi voglio dire una cosa che mi ha stupito in positivo di Vlahovic, l'abbiamo visto insieme su Twitch: lo stop, la pulizia tecnica nello stop, nel far rimanere lì il pallone, lì per calciarlo comodamente. È un po' il contrario rispetto a Kulusevski, che secondo me il più grande difetto di Kulusevski, oltre a essere un pelo scoordinato, è il primo controllo. Nel primo controllo è disastroso. Vlahovic nel primo controllo in area di rigore è pulito, è limpido, è candido, vado avanti, è lindo, quello che volete. È un bellissimo primo controllo quello di Vlahovic, che fa tanto per un attaccante, soprattutto un attaccante che deve fare gol. Quindi molto molto bene, giocatore che tira molto forte, giocatore che il destro lo usa un po' meno, ma con quel sinistro, precisione e potenza insieme nel sinistro, forza, fortissimo, progressione palla al piede, è vero, dribbling, è vero anche questo, attacco alla profondità, smarcamenti in ampiezza, movimenti a venire incontro, gioco spalle alla porta, queste ultime due cose, movimenti a venire incontro, gioco spalla alla porta, lo rendono un attaccante perfetto. È quello che abbiamo chiesto a Morata tutto il girone d'andata, e tutto il girone d'andata come un disco rotto vi ho ripetuto, ragazzi,
Morata lo fa, ma non è il ruolo di Morata. Morata lo fa, ma non è bravo a farlo. Morata lo fa, ma fa fatica. E meno male che siamo andati sul mercato a prendere quel profilo che invece quella roba lì la fa bene. Un'altra cosa importante è ricezione lanci lunghi. Perché Allegri ce l'ha sempre detto, non è vergogna alzare la palla. Al massimo la mettiamo giù e poi ricominciamo a giocare tra poco. Questo Vlahovic lo fa, Morata no, perché era un attaccante di una tipologia differente. Duelli aerei, soffre marcatura stretta, vi dimostrerò che non è proprio così. Soffre la tattica del fuorigioco, magari questo ci può stare, ma per un attaccante che deve giocare costantemente sulla linea dei difensori, quello purtroppo ci sta. Palle perse, saltatore. Ora, andiamo a vedere un po' di clip e poi facciamo un po' di ragionamenti tutti insieme. Gioco aereo. Allora, lasciamo stare che qui è da solo, perché come potete vedere è completamente lasciato solo dalla difesa del Toro, ma questo gol mi ha impressionato tantissimo. Intanto perché ha saltato un sacco, cioè guardate quanto è staccato da terra. E in seconda battuta perché da questa posizione qui, quindi siamo intorno agli 11-12 metri di distanza dalla porta, dato che siamo bene o male sul dischetto, leggermente spostati, quindi dobbiamo andare in diagonale semplicemente perché la palla entra a fil di palo, ma questo gol è incredibile. Questo gol è incredibile, quindi abile nel gioco aereo, mi ha stupito un sacco e ho voluto inserirlo. Sempre per il gioco aereo, una cosa che ci sta mancando tantissimo è il gol dai piazzati, il gol da calcio d'angolo. A maggior ragione dovessero arrivare delle partite come quella col Milan, quella con l'Inter in Supercoppa, quella con l'Inter all'andata, dove rimaniamo bene o male bloccati sotto il punto di vista offensivo e non riusciamo a creare delle palle gol concrete, creando delle trame di gioco interessanti e avvolgenti. Calcio da fermo. Calcio da fermo vale il gol uguale, eh? E qua una partita Fiorentina-Lazio dove la Lazio sognava il pareggio negli ultimi istanti, invece no, un banalissimo cross, colpo di testa di Dusan Vlahovic e gol. Che non significa, attenzione, questa è la cosa che voglio dire più di tutte in assoluto, non significa che si dovrà giocare solo con i cross per andare a cercare Vlahovic. Non significa che avere quell'opzione lì ti obbliga a fare solo quel gioco lì. Sbagliato, sbagliato. Significa che hai un'opzione in più che prima non avevi. È quello che voglio sottolineare in assoluto. In tanti mi stanno dicendo, ora con Vlahovic la Juventus ha risolto tutti i problemi. Ancora una volta no, sbagliato, sbagliato. Ma l'abbiamo visto l'anno scorso, che c'era Cristiano Ronaldo. L'anno scorso aveva Cristiano Ronaldo, eravamo una squadra senza problemi? Mi pare proprio di no. Non è un giocatore, eh? Non è un giocatore, è un'armonia di squadra, una compattezza di squadra, un'unione di intenti e tecnica di squadra. Poi se ci sono dei giocatori che fanno la differenza sopra gli altri, ben vengano e che risolvano dei problemi, e questo è un problema grandissimo che andiamo a risolvere. Ma non significa che arrivato Vlahovic a posto c'è la squadra che vincerà la Champions, assolutamente no. Bisognerà lavorare, bisognerà mettere Vlahovic nelle migliori condizioni di fare bene e sicuramente bisognerà mantenere quella compattezza difensiva che abbiamo visto da novembre in poi. E in più sviluppare un gioco offensivo che fino a questo momento non è mai stato convincente fino a fondo. E lo dicevamo noi tifosi, lo dicevano i calciatori nei post partita, lo dicevano i calciatori, lo diceva l'allenatore nelle conferenze, tutti lo sapevamo. Tutti eravamo consapevoli, ma per forza di cose, guardi la classifica e gol fatti, saresti una squadra forse meno della metà classifica. Per forza di cose lì bisognava fare qualcosa e ora abbiamo un'opzione in più, che non deve essere l'unica opzione, quella principale, giochiamo solo a cross per Vlahovic. No, non è questo. Terminiamo qua le clip sul gioco aereo, come vi dicevo non sono tutte clip in cui fa gol, perché non voglio vendervi sogni, ma solida realtà. Voglio farvi capire le caratteristiche del giocatore e ci sono delle clip in cui non è tanto il gol, la bellezza, no, è il gesto tecnico. È quello che fa il giocatore perché è il giocatore. Perché poi qua lo stiamo vedendo la Fiorentina ha un altro modo di giocare rispetto alla Juventus, è una squadra diversa, più tecnica, più propositiva, anche se vogliamo, che crea un buon numero di palle gol pulite, quindi è diversa la Fiorentina dalla Juve, il modo di giocare della Fiorentina rispetto al modo di giocare della Juve, però Vlahovic, le cose che sa fare Vlahovic proprio di per sé, non perché viene esaltato al gioco della Fiorentina, ma quello che lui sa fare, lo sa fare alla Juventus, lo sa fare nella Serbia, lo sa fare nella Fiorentina.
Quindi concentratevi su questo, non tanto su tutto quello che di bello ha fatto la Fiorentina per arrivare a mettere Vlahovic in quelle condizioni, che dovremo cercare di raggiungere pure noi, ma concentratevi proprio sul gesto di Vlahovic. E ancora una volta, lui va a staccare, lui va in alto, lui la prende, è sempre lui. Spalla alla porta. Questa con la Roma è una clip incredibile, a parte che c'è una parata assurda di Rui Patricio. Questa clip è fantastica. Tanto gli lascia un po' troppo spazio, mi pare di vedere. Spero che questo spazio glielo possano lasciare anche quando eventualmente vestirà la maglia della Juventus. Però lui da questa palla qui, da questa posizione qui, senza bisogno di aspettare il compagno, fare robe, rallentare l'azione, no, lui qua, stop, si gira, tira. È un attaccante. È un attaccante. E crea un pericolo grosso che viene neutralizzato dal portiere che deve superarsi. Quindi una cosa che a noi c'è mancata, e ci manca da un po', e che non vedo l'ora di rivedere nella Juve. Ancora una volta, spalle alla porta. Lui è lì, si mette lì, si trascina dietro il giocatore. Vedete che il difensore deve seguirlo, va a rompere anche la linea difensiva che stavano tenendo i giocatori, immagino delle Spagnol in questa clip. Vlahovic la stoppa, va a dialogare e poi si crea un'occasione, perché Vlahovic è bravo a venire incontro e a giocare spalla alla porta. Quello che dicevamo prima, quello che Morata in quest'andata ha fatto, l'ha fatta, Morata l'ha fatta. Il problema è che poi gli mancava quel qualcosa in più, perché Alvaro non era quel tipo di giocatore. Vlahovic sì. Qua vi voglio far vedere quanto vuole attaccare l'area di rigore. Poi è un gol facile, perché questo gol è facile. È sempre quella partita con la Lazio che vedevamo prima. Però la bellezza, io dico bellezza perché io sono estasiato dagli attaccanti. A me i centravanti fanno impazzire. I giocatori che hanno il senso del gol fanno impazzire. I giocatori che vogliono fare gol sono proprio quei prototipi di calciatori che mi piacciono. Poi io l'ho sempre detto, quelli come Chiesa, come Tevez, quindi quelli grintosi, quelli che veramente Mandzukic mi fanno impazzire più di tutti. Vlahovic mi sembra di quella pasta lì. E qua va a attaccare prepotentemente l'area di rigore. Poi ripeto, il gol è molto facile, però era bello vedere il movimento che va a fare per aggredire quella palla, per aggredirla e spingerla in porta, di potenza, di voglia, con la facilità, sì, ma far vedere che lui quel gol lo vuol fare. Questo gol è incredibile, incredibile, perché Caicon ha una bellissima palla, stupenda. Però Vlahovic si allunga, come Mr. Fantastic. Va lì, ci mette quel piedone, in scivolata. Questo è un gol, ragazzi, è un gol da Pippo Inzaghi, È un gol da attaccante che no, io quel gol lo faccio. Quella palla sta passando in area di rigore, il portiere è in difficoltà. Posso fare gol? Ma allora lo faccio. Non mi importa come, lo faccio, mi invento qualcosa, mi allungo. Perché anche a livello fisico veramente impressionante. Quindi questo gol mi ha veramente impressionato per quello che ha fatto per andare a creare questo gol, lasciando stare la bellissima palla di Caicon, ma lì non ci arrivano tutti. E questa è la clip che vi dicevo prima per la ripartenza. È un Juventus Fiorentina, il primo gol di Vlahovic allo Juventus Stadium, questo lo possiamo dire con grande chiarezza. Abbiamo marcato in una maniera disastrosa, con la difesa a centrocampo e Vlahovic che passa in mezzo, una roba con un filtrante, ci hanno tagliato fuori. Beh ragazzi, che cosa vi devo dire? Però in campo aperto, lui ha dato dei metri a De Ligt, a Bonucci, ovviamente partendo con i tempi giusti, è arrivato in area, sbagliando anche lo stop quando è arrivato in area, eppure è riuscito ad accelerare e a superare Szczęsny con un pallonetto. Quindi velocità, tecnica, potenza e precisione. Sono tutte caratteristiche che dici, vabbè, sai, no, mettile insieme in un attaccante, velocità, fisicità, precisione e tecnica, mettile insieme, ma chi è? Chi sono? Ditemi degli altri attaccanti con quelle caratteristiche, a parte Holland e Vlahovic, chi c'è? Ce ne sono storici che hanno scritto la storia, ma tanti altri non è che ce ne siano in giro, Un'altra cosa fantastica è la freddezza nel tiro. Questo gol mi è piaciuto un sacco, perché lui era appena entrato in area, aveva un uomo del Sassuolo lì e il portiere in uscita. Poi il gol ci sta che lo faccia, attenzione, non stiamo parlando di una roba incredibile, ma perché vi ho messo questa clip? Intanto per l'avversario, il Sassuolo, e perché quando arrivò Higuain, io mi ricordo
una partita tra Juventus e il Sassuolo, dove fa un gol sia Higuain che Pjanic, pochissime giornate dall'inizio del campionato dove arrivano Higuain e Pjanic, tra l'altro la stagione che ci porta a Cardiff, e Higuain al Sassuolo fa un gol che non era niente di spettacolare, niente di eccezionale. Però ci mancava un finalizzatore da tempo. La stagione precedente avevamo vinto lo scudetto con Morata e Mandzukic come attaccanti, che non erano gli attaccanti freddi sotto porta, in area. E invece Higuain quel gol l'aveva fatto con una facilità disarmante che mi ero detto, quanto diavolo cambia da Morata e Higuain. Ma di tanto cambia da Morata e Higuain. E la stessa cosa l'ho pensata ieri vedendo questa clip, o la prima volta che l'abbiamo vista su Twitch. Quanto diavolo cambia quando arrivi in area e quello lì è un tiro che sai che fa gol. Perché sente la porta, è freddo nel tirare. Lo sa, ce l'ha nel sangue quella roba lì. E non la impari. E Alvaro non era quel tipo di attaccante. Non è morto Alvaro. Non è quel tipo di attaccante. Io rimango ancora speranzoso nell'ipotesi di trattenerli entrambi, perché secondo me insieme andrebbero a formare una grandissima coppia. Alvaro giocherebbe alla perfezione per Vlahovic, ma veramente alla perfezione. Vediamo cosa succede, però questa è una cosa che ci mancava. È quello che vi dicevo prima. Lasciamo stare la bella palla, lasciamo stare come ci si è arrivata a quella situazione, come prima per Callejon. Ma come ci è arrivato a prendere questa palla qui con lo Spezia? Ma come ha fatto? Ragazzi, Vlahovic è 1,90 m, è andato a prendere questa palla di piede, quasi alla sua altezza. E il discorso che vi facevo prima, il portiere non è in porta? La palla sta transitando in area? Io la butto dentro, ma non mi importa come, la butto dentro. Quei palloni lì, che magari sono anche dei palloni che dici, no vabbè non ci vado neanche, è irraggiungibile, ma come la prendo? No, lui ci va, si inventa qualcosa. E fa questo gol in elicottero praticamente. Madonna. Queste sono due clip in una. Adesso vi sto mettendo un po' di gol. Bene o male, le state vedendo. Le ultime sono clip di gol. Dopo quelle clip che avevo detto non solo di gol, ora ci sono quelle di gol. Prima c'era scritto soffre marcatura stretta. Questa mi sembra una marcatura abbastanza stretta. Non so che cosa ne pensate voi. È quello che dicevo prima. C'è anche l'opzione del lancio lungo su Vlahovic che fa sportellate, perché fa reparto da solo, ha le caratteristiche per essere un attaccante che fa reparto da solo, e qui lo stiamo vedendo. Lancio lungo, lui la prende, la mette giù e quindi il possesso è suo, ma non finisce qui l'azione, perché dopo pochi secondi accade questo. Dopo aver preso quella palla, averla messa giù, dopo essere stato marcato stretto in mezzo a 4 qua, 3, Vlahovic tira da lì e fa gol. Credo che sia uno dei gol più belli in assoluto che abbia segnato, perché c'è tutto, la difficoltà nel mettere giù il pallone, la difficoltà nell'essere a spalla alla porta supermarcato, nel girarsi, nell'andare, nel voler tirare da lì. Poi è ovvio, stiamo parlando di un Benevento Fiorentina, quella Fiorentina che faceva 2-0 al 45esimo, e quindi provo o non provo, oh, se viene bene, se non viene amen. E però è venuta, vuol dire che l'hai pensata quella giocata. Da quando c'è la palla lì, a quando ti vuoi girare, a quando vuoi andare via, quando vuoi portare la palla avanti, quando arrivi al limite dell'area e tiri. E vuol dire che ce l'hai. Poi, ovvio che non ti venga sempre, però vuol dire che ce l'hai. E che gol che è stato questo. Questo gol col Napoli è stato praticamente uno degli ultimi gol che ha segnato con la Fiorentina. Il penultimo, oserei dire. Questo tanta roba, ragazzi. Da una semplice palla messa in mezzo, banalissima, perché era una palla banalissima, lui in anticipo sul marcatore, se la porta avanti e tira trovando il gol. Sono delle piccole cose, ma noi fino adesso mettavamo la palla in mezzo e non succedeva niente, perché dovevamo cercare, guardare, aspettare, magari arriva uno, ma non lo so, e forse prendo l'angolo, no, in area bisogna fare gol, se c'è un attaccante in area fa gol, è un bomber vero. Mi sono dimenticato di dire una cosa che trovavo secondaria, infatti l'aggiungo a fine video, mi perdonerete, ma Vlahovic è precisissimo nel calciare i rigori ed è anche molto abile sui calci piazzati quale punizione. Ha segnato anche un bellissimo gol l'anno scorso con il Cagliari. Non ve le ho dette per un motivo. In questo momento rigori e punizioni appartengono a Paolo Dybala e credo che continueremo così anche al termine della stagione, dovesse arrivare Vlahovic, per un discorso legato alle gerarchie. Poi vediamo, perché anche su Dybala
sembra esserci qualche movimento, interessamento del Manchester City, ne parleremo eventualmente prossimamente, ma ricordiamoci che Vlahovic è bravo anche a far questo. E qui vi metto un'immagine di Dybala e Higuain, e voi direte, ma che mi rappresenta? Rappresenta, tanto, perché era dei tempi di Higuain che non arrivava un attaccante del genere, un centravanti che potesse dialogare con Dybala e soprattutto aiutare Dybala. Dybala già quest'anno sta facendo molto bene, secondo me, ma sta predicando nel deserto, ve l'ho detto tante volte, e quando arriva là con Morata fa un po' fatica, perché non è il tipo di attaccante che fa risplendere Dybala. Poi sono amici, si vogliono bene, hanno giocato insieme tanti anni, questo è un legame che hanno, un'intesa che c'è, ma ve la ricordate l'intesa con Higuain? E non era solo data dal fatto che erano tutti e due argentini, era data dal fatto che solo una prima punta e una seconda punta che si sposano bene. E quante volte l'abbiamo visto nella nostra storia un discorso di questo tipo? Vi faccio un altro esempio, che è il mio esempio, quello con cui sono cresciuto e mi sono innamorato della Juve, del Piero Trezeguet, perché era una prima punta e una seconda punta che si completavano. Paulo Dybala ha bisogno di questi giocatori qua, ha bisogno di Vlahovic. E Vlahovic verrà raddoppiato o triplicato, perché prima abbiamo visto tante clip in cui era da solo con la maglia della Juventus, quindi raddoppiato o triplicato, sempre. Se sei la fonte di pericolosità offensiva, questo si traduce in libertà per gli altri, eh? E quindi Dybala potrebbe veramente, veramente esaltarsi al fianco di Vlahovic. E già immagino questa stessa foto con Vlahovic al posto di Higuain, e non vedo l'ora di vederla scattata, se dovesse mai concretizzarsi la trattativa. E fino adesso mi avete sentito dire solo cose positive. Ragazzi, non ne ho trovata ancora una negativa. Una non ne ho trovata negativa. E allora vi metto questa, e voi direte, cosa c'entrano Chiesa e Vlahovic alla Fiorentina? È l'unica cosa negativa che riesco a dirvi in questo momento di Vlahovic, perché per me, a livello di caratteristiche, a livello di futuro, a livello di aiuto ai compagni singoli e alla squadra, c'è una cosa sola che mi preoccupa. Mi preoccupa, mi sembra un po' eccessivo, però è l'unica cosa che voglio dirvi, perché non ci sta a fare un video in cui dico che sono tutte cose positive, perché sennò poi quel discorso che facevo prima, beh, allora non vuol dire vincere la Champions, direte no, hai preso l'attaccante in assoluto perfetto. Vlahovic fino adesso ha giocato solo nella Fiorentina, nella sua carriera da calciatore professionista, una Fiorentina che ha sempre lottato bene o male per salvarsi, l'anno scorso arrivando abbastanza bassa in classifica. Quest'anno già meglio, ma il campionato non è finito, ma non ha mai fatto il salto in una big, non ha mai giocato la Champions League, gioca in una nazionale che non è nel top dei top, quindi questo è un dubbio che mi porto dietro. Però perché c'è l'immagine di Chiesa di fianco? Intanto perché non vedo l'ora di vederli insieme in bianco-nero, secondo perché insieme hanno giocato nella Fiorentina, terzo perché è esattamente il discorso che si poteva fare e che si faceva con Federico Chiesa. E alla fine abbiamo visto come è andata a finire. Ora, non significa che tutti i giocatori che arrivano dalla Fiorentina alla Juve fanno questo, perché abbiamo visto Bernardeschi, banalmente abbiamo visto Felipe Melo. Però è la pasta. Io guardo la pasta, oltre alle caratteristiche tecniche che abbiamo visto fino adesso. Federico Chiesa, perché ci ha fatto innamorare? Perché è un giocatore che più sale il livello di difficoltà e meglio diventa. Migliora di fronte alla difficoltà delle sfide che gli si pongono davanti. Vlahovic mi sembra esattamente la stessa cosa, una macchina, non solo da gol, ma una macchina vera e propria, un giocatore che si esalta nelle difficoltà. E quindi questa è l'unica preoccupazione, sì, questo è vero, ma dall'altro canto mi sembra che ci sia veramente la possibilità di vedere un Chiesa bis, esagero, quasi come Tevez o come Mandzukic a livello di temperamento. Quindi sono veramente curioso e spero che possa concretizzarsi questa roba, perché non ci sto più dentro, inizio ad essere anche un po' preoccupato, e questo è veramente l'attaccante perfetto per la Juve. Ma voglio sapere anche la vostra, qui sotto nei commenti fatemi sapere se condividete questa analisi tattica su Vlahovic e questa analisi comportamentale su Vlahovic, perché nel calcio bisogna anche avere i coglioni. La maglia della Juventus pesa tantissimo e indossarla per la prima volta pesa ancora di più. Eppure abbiamo visto nell'ultimo anno come ha reagito Chiesa e come ha reagito Kulusevski, per esempio, che tra l'altro sembra essere in uscita sul mercato.
perché non è tanto importante l'anno di nascita, non è quello, ragazzi, ve lo dirò sempre, non è quello, è quanto sei forte, è quanto sei disposto a diventare forte, è quanto c'hai le spalle larghe. E Vlahovic, secondo me, le spalle larghe ce le ha, oltre al fatto avercele davvero, guardate lì che roba, ce le ha. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti.